Fresh in Cucina questa sera ulteriore esperienza positiva. Ho incontrato una bella persona, anzi due belle persone, perché anche c'è la moglie Gabriella, anche se momentaneamente è assente. Sono a Scicli, al ristorante Al Galù, e ho di fronte Luca Giannone. Ciao Sergio, grazie di questa intervista, sono onorato. Anch'io ho conosciuto una bellissima persona che si è appassionata a questo mondo e spero di avergli fatto provare qualcosa di interessante e averlo fatto divertire. E direi di sì, è stato divertimento, anche tu hai giocato sulla mia passione, il cibo, sei stato abbastanza bravo. Senti, volevo iniziare con una domanda che di solito si fa alla fine. Ho assaggiato un condimento di un cannolo. Quindi doveva essere un dolce e in effetti invece ho assaggiato un qualcosa che non era dolce. Sì, in pratica mi è venuta un'idea. Io non amo la cucina molecolare, quindi tutta questa moda di cucina di trasformare troppo un ingrediente. Ho pensato addirittura invece di rivisitare totalmente un ingrediente della nostra tradizione, un piatto conosciutissimo in tutto il mondo. Tipico, conosciuto in tutto il mondo come il cannolo. Perché se parli in America di Sicilia ti dicono subito cannolo. Certo. Io ho pensato perché non farlo salato, quindi farlo, scomporlo completamente e ricomporlo in una maniera salata. E quindi ho preparato una cialda totalmente gluten free, quindi senza glutine. Senza glutine. Con farina di carrube, con farina di mais, con farina di soia e della liquirizia. E ho reso questa pasta salata e l'ho riempita con il baccalà mantecato e poi al posto dei canditi ho messo dei pomodori secchi e ho messo inoltre della salsa alla menta fatta con della gomma xantana e poi profumata con delle caramelle Fisherman che danno una spinta fortissima al tutto e pulisce poi il palato dopo aver mangiato il cannolo. E devo dire la verità, stasera era stata quasi inaspettata la mia visita, quindi non ho potuto assaggiare il cannolo nella sua forma come ne hai parlato, ma ho assaggiato il condimento, però visivamente queste sensazioni le ho viste, il gusto strepitoso e io veramente quasi quasi lo definirei un dolce che diventa salato ma che al contempo così delizioso al palato è ritornato un po' dolce. Senti, un'altra cosa mi ha colpito, mi ha fatto assaggiare tante cose questa sera, veramente hai creato, tu dicevi sensazioni, sì, tante belle sensazioni Fresh in Cucina stasera ha provato. Io che non sono amante del crudo, sei riuscito a farmi mangiare qualcosa col crudo e devo dirti la verità, ho notato, correggimi se sbaglio, hai utilizzato due ingredienti crudi abbinati con altri 3-4 ingredienti, sei riuscito a ottenere un'esplosione di gusto. Due parole circa questo tuo uso di crudo nella cucina. Sì, io penso, come dicevo prima, non amo la cucina troppo elaborata, quindi io preferisco fare uno più uno più uno e sono sicuro che non verrà mai tre, ma verrà sei. Bella, questa è una matematica. Beh, che nella cucina forse non è matematica. Perfetto, io la penso in questa maniera. Secondo me il crudo, il pesce in particolare, dà il massimo delle sue caratteristiche, delle sue qualità al massimo, perché non c'è fatto niente come natura ce lo dà. Quindi come quello che hai assaggiato, il gamberetto crudo rosso con della ricotta, salata liquirizia, sì, olio d'oliva, sì, e gelatina di moscato, sono tutti ingredienti siciliani, tutti ingredienti semplicissimi però eccellenti. Come dici tu, uno più uno più uno, però non era tre. Perfetto. Ed era un 6-7. Una serie di sapori che credo... E soprattutto sei riuscito a colpire Fresh in Cucina che proprio aveva detto non mi fare assaggiare crudo. Senti, prima veramente di salutarci, volevo chiederti un'altra cosa. Sono stato in cucina, ti ho osservato tutta la sera, eccetera. Ovviamente è una domanda un po' a trabocchetto. Voglio partire dalla naturalezza che ho notato in Luca in cucina per capire. Tu mi hai detto che non hai fatto studi specifici, però sicuramente una grande passione. In 30 secondi riesci a raccontarci, sì, com'è nato Luca in cucina? In pratica io odiavo questo lavoro più di ogni altra addirittura cosa. Sì. E se non l'avessi odiato allora? Non lo so, ma penso che poi è nato tutto così all'improvviso. Io volevo fare il pittore, lo scultore, perché invece dipingere, scolpire, e quindi volevo continuare gli studi all'istituto d'arte. Poi per caso sono entrato in una cucina e da lì non me sono più uscito. Quindi non ho scuola di cucina, ho soltanto 20 anni di pratica e devo dire che mi viene naturale come parlare, come respirare, cioè non ci devo nemmeno pensare per un piatto, ci penso un po' se è una cosa un po' complicata, ma normalmente mi viene la cosa più naturale. Molta naturalezza, sì. E forse quella voglia di fare il pittore, forse in arte culinaria sei riuscito a trasformarla. Sicuramente. Luca, ringrazio te, ringrazio Gabriella che... Non, al momento non è qui, ma è stata gentilissima Fresh in Cucina.
veramente grazie, grazie di cuore e complimenti per la vostra ospitalità. Grazie a voi, gentilissimi, a presto. Ciao.